Lasciamo Kiev che sono oltre le 9:30 della mattina. Questa notte ha fatto freddo, ha fatto meno 8, meno 7, adesso fa meno 1, meno 2. E abbiamo aspettato un po' perché la neve si sciogliesse sulle strade, il ghiaccio. E una strada lunga che ci aspetta per il Donbass. Arriveremo nella zona di Krematorsk, Bakhmut, Andrushivka. Sono circa 750 chilometri, non sappiamo se riusciamo a arrivarci oggi. Il traffico qui nella città è intenso, dobbiamo vedere le condizioni delle strade più avanti, una città come vediamo dove ancora dominano i generatori, vediamo moltissime aree spente, non c'è elettricità. Però nel paese, insistono, c'è gasolio, c'è benzina, quella continua a arrivare e quindi questo garantisce il funzionamento sia dei generatori, cioè di tutto quello che è alternativo alla linea elettrica centrale. Gli ospedali funzionano con i generatori, tutti gli edifici pubblici, naturalmente gli impianti militari. La benzina dall'inizio della guerra è praticamente raddoppiata. Vedete come sono ben forniti? Questa stazione di servizio ha il suo generatore, non si può fare a meno ormai. Cioè, ormai le grandi catene di stazioni di servizio hanno tutti i loro generatori. Vedete ancora, dal tempo dell'attacco su Kiev, tutti i cartelli stradali, le indicazioni sono cancellate. Le tengono ancora così perché c'è sempre il rischio di un rinnovato attacco russo. Vedete, sono tutte cancellate. Ormai sono passati 9 mesi dall'attacco russo su Kiev, però anche qui nella regione della capitale mantengono questo provvedimento. Su tutta la strada si vedono le vecchie postazioni che avevano costruito quando si pensava che il paese potesse essere attaccato nel profondo. Qui siamo sulla strada tra vicinissima a Dnipro, vecchi ancora insegne russe. E si nota anche il tempo è molto migliorato, per fortuna, e vedete non c'è neve, per cui ha piovuto, la temperatura si è un po' alzata, quindi faceva molto freddo attorno a Kiev. Qua è meglio, molto meglio, vedete il tempo. E poi tornerà a essere freddo verso il Donbass. Siamo sulla strada del Donbass, si vedono le case, sono per lo più buie. Vedete c'è il distributore illuminato perché c'è il generatore, un ristorante c'è il generatore. Ma in generale l'area qui, dopo Dnipro verso il Donbass, è al buio. Abbiamo visto alcuni convogli militari, devo dire non molti, di 2, 3, 4 camion, più che altro portano munizioni, materiale logistico. E tra un po' qui le luci sostanzialmente sono, siamo nelle piccole zone urbane che accompagnano la strada che dalla zona di Dnipro porta al Donbass. Vedete ancora i cartelli stradali oscurati, le luci sono solo delle auto sostanzialmente, le auto private. Qua Pavlograd, vedete siamo nella città, tutto buio, tutto, proprio non c'è un goccio di elettricità neanche a pagarlo, niente, ci sono le case qui dietro, ma solo le luci delle auto. Qui si vede che non hanno neanche i generatori o comunque ce ne pochi. Ecco là c'è una luce timida. I semafori non funzionano, chiaramente creando problemi al traffico notevoli. Qui siamo uno degli incroci. Ecco, là c'è una stazione di servizio e quindi al suo bravo generatore.
siamo in città, è tutto buio. Vedo delle timide luci, ecco, delle timide luci nelle case, si richiamano qualcosa, delle batterie. Ecco, siamo arrivati al nostro villaggio, più buio che mai, Drukivka, fine della strada. Ci abbiamo messo circa 11 ore, ci sono stati adesso dei passaggi dei convogli militari. Vedete, non ci sono luci anche qua, tutti i pali della luce spenti, solo le auto, qualche casa con generatori. Ecco, qui siamo vicinissimi a Bakhmut, siamo vicinissimi alla prima linea, siamo vicini all'unico punto del confine, del fronte, non del confine, del fronte, da dove la Wagner, i contractor privati di Putin cercano di fondare. Questo è il punto più caldo del fronte. Infatti sono viste prima delle grosse esplosioni. Ecco qua. C'era un posto di blocco di militari. Ecco, siamo arrivati finalmente. Sono circa le 8:30, le 9 di sera. Tra pochissimo scatterà il coprifuoco. Dobbiamo correre perché sennò verremo fermati, verremo arrestati.